il palese inquinamento delle acque, qui siamo a Punta Rondinella, vedete, è evidente come ci sia della sostanza oleosa proprio sul bagnasciuga. Guardate, sono stati già sistemati i cuscini assorbenti, noi ne proviamo a sollevare uno per vedere in che condizioni si trova. Guardate, ecco, il combustibile che ha completamente aderito il cuscino, ecco il grave inquinamento che si è verificato questa mattina a Taranto. Siamo a pochissima distanza dal quartiere Tamburi, alla periferia occidentale della città, a due passi dallo sbocco delle acque di raffreddamento degli impianti della raffineria. Sul posto, infatti, si sono recati anche i responsabili della sicurezza dell'ENI. È intervenuta una pattuglia della sezione nautica della Polizia di Stato, che ha inviato una motovedetta nello specchio d'acqua interessato dallo sversamento di idrocarburi. Naturalmente c'era anche la motovedetta della Capitaneria di Porto di Taranto. Il dottor Cristian Iacovelli dell'Eco Taras ha dato subito il via alle operazioni di bonifica allo scopo di circoscrivere la piazza. I responsabili dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, hanno effettuato un prelievo. Ora dai risultati delle analisi si potranno avere maggiori elementi per le indagini che dovranno curare di chi sono le responsabilità.